Ben trovati, nuovo appuntamento con lo speciale Fase 2, la ripartenza nella regione Campania dal sito 8pagine.it nel dettaglio, perché da oggi è possibile la mobilità tra le regioni. In apertura anche la cronaca: Castellammare di Stabia, decapitato il clan D'Alessandro, 26 misure cautelari. Con la grafica fornita dalla regione Campania, coronavirus, il focus sui dati nelle province. Da Napoli 2568 casi, 973 nel capoluogo, 1595 in provincia. Caserta 446, Benevento 196, Avellino 514. Salerno 672, altri in attesa di verifica da parte delle ASL 272. Anche il computo totale deceduti 396, guariti 2562. Tornando sul sito 8pagine.it, la mobilità, prime code in autostrada, la folla nelle stazioni, ai viaggiatori viene misurata la temperatura. Nel dettaglio con il servizio quanto sta avvenendo nelle città della Campania. È arrivato anche il tanto atteso 3 giugno. L'Italia è di nuovo riunita, viaggi tra regioni senza limiti. Sui treni però si salirà solo dopo il controllo della temperatura. In Campania la regione ha disposto serrati controlli con test nelle stazioni, agli imbarchi per le isole e all'aeroporto. L'ordinanza sarà in vigore fino al 15 giugno. Se la temperatura supera i 37,5 gradi, si procede con il test rapido ed eventuale tampone. Scompare l'obbligo di isolamento domiciliare per 14 giorni, ma in caso di comparsa di sintomi da coronavirus si dovrà avvertire il Dipartimento di Prevenzione della propria ASL. In vigore quindi regole e prescrizioni considerate il minimo indispensabile dal Presidente della Regione, che aveva espresso con nettezza la sua contrarietà alla riapertura generalizzata. Nelle ultime 24 ore il numero dei positivi è tornato a crescere da 3 a 12 e c'è il timore che possa riprendere la curva ascendente dei contagi. Nel frattempo turisti, fuorisede e semplici viaggiatori stanno continuando ad arrivare a Napoli come a Salerno e nelle altre stazioni della Campania. Latina, sono venuta a trovare la mia fidanzata. Come, diciamo, non la vedi da quanto tempo? Da più di un anno. Tranquillo, ognuno a distanza normale secondo i cartellini che c'erano. Buongiorno. Indossavano tutti la mascherina, vengo da Gaeta. Le persone sono state abbastanza rispettose delle regole. Nonostante, diciamo, oggi è stato il primo, anche il distanziamento sociale. Allora, siamo partiti da Roma e non abbiamo avuto nessun tipo di problema. I controlli erano fatti in automatico, io torno a casa dopo 3 mesi, quindi era una necessità, quindi tornare quanto prima. Quindi in questo caso abbiamo rispettato tutte le norme tempistiche. Con i controlli paradossalmente si viaggia meglio. Via al giro di collegamenti con le redazioni. Paola Iandolo, a te la linea da Avellino. Buonasera Carmine, dunque parliamo del caso della Movida che ha fatto tanto discutere in questo fine settimana. È arrivata precisa la multa per il sindaco Gianluca Festa, che appunto sabato ha preso parte alla Movida dei giovani in via De Concilis. Gli agenti della Dicos hanno notificato proprio questa mattina al primo cittadino di Avellino un'ammenda di 208 euro. Insieme a lui però saranno multati anche altri giovani. Sono decine i ragazzi che sono stati individuati e altri ancora saranno individuati grazie ai filmati delle videotelecamere. Dunque un'altra tegola che cade sul sindaco, e non è solo questa della Movida. Insieme dunque alla multa, dopo lo show di sabato anche il prefetto ha preso una posizione nei confronti di Gianluca Festa, ed è quella della bocciatura dell'isola pedonale prevista proprio da Festa in questi giorni dopo il lockdown, anche per dare una mano ai commercianti. Critici anche dunque i commercianti nei confronti del primo cittadino, che li ascoltiamo con tramite Antonello Tarantino, che approfitta anche per fare un primo bilancio della ripartenza del commercio ad Avellino. Sentiamolo. L'isola pedonale, come dire, è stata istituita direttamente dal comune, naturalmente, diciamo, non c'è stato un coinvolgimento delle associazioni, ma questo non deve essere
un aspetto fondamentale. Io credo che forse, come dire, l'isola pedonale poteva avere anche una logica se qualora come dire, il comune fosse dato anche già pronto per poter mettere anche dei tavolini all'interno e quindi diciamo, rispecchiare fondamentalmente una minore possibilità di evitare assembramenti. Ad Avellino devo dire che in una prima fase sicuramente c'è stato un grosso boom delle attività di ristorazione, soprattutto per quanto riguardava la possibilità dell'asporto. Adesso siamo in attesa di capire i ristoranti, le attività, come stanno come dire, incrementando adesso con le nuove diciamo, prescrizioni e quindi con la riduzione di più di un terzo dei posti a sedere. Sicuramente come dire, il commercio tradizionale al dettaglio, quindi l'abbigliamento, le calzature eccetera, sono quelli maggiormente in crisi e sono a quelli a cui maggiormente diciamo, noi vorremmo dedicare la nostra attenzione, dando la possibilità di potersi diciamo, inserire in questa piattaforma. Allora, archiviata l'emergenza per il coronavirus con i contagi dopo 100 giorni quasi azzerati in provincia di Avellino, non mancano però i problemi all'azienda ospedaliera Moscati, perché da giorni scarseggiano in quasi tutti i reparti, addirittura i guanti monouso che sono distribuiti con il contagocce dalla farmacia ospedaliera. Da circa 10 giorni dunque i medici, ma anche gli infermieri, gli operatori sociosanitari sono costretti a fare di necessità virtù, cambiando appunto i guanti solo in casi estremi, e nonostante i solleciti nella farmacia, nella direzione sanitaria ha comunicato ufficialmente il motivo della razionalizzazione delle scorte, né quando e né come sarà effettuato un nuovo approvvigionamento. Passiamo a un altro argomento, parliamo di Lauro, il comune irpino divenuto zona rossa e che ha fatto tanto discutere le numerose ordinanze del sindaco Antonio Bussone. Bene, ieri ne ha emesso un'altra e riguarda il divieto di consumare alcolici e fumo in luoghi aperti, ma ascoltiamolo, poi la linea può tornare allo studio. L'ultima ordinanza che ho emesso rappresenta dei capitoli importanti. Il primo è che ancora oggi non c'è uno screening di massa a Lauro, essendo stato Lauro zona rossa da parte della Regione Campania. Il secondo è il cambiamento che noi stiamo facendo nell'arredo urbano del paese al fine di non creare assembramenti e al fine di dare più sicurezza alla cittadinanza, perché c'erano stati, soprattutto in piazza, assembramenti, sono state le stesse persone reiterate più volte e quindi questo ci ha indotto a far sì che si mettesse con dispositivi di con DIP la possibilità che ogni cittadino può andare in piazza senza avere problemi. Terzo punto fondamentale che si discute è il fatto che non si può fumare negli spazi e nelle aree pubbliche. Anche altre città italiane l'hanno fatto, noi lo facciamo per un motivo molto semplice. Mai come oggi il fatto di fumare, abbassarsi la mascherina o fare un'attività come il fumo può essere pericoloso per la nostra salute e per la salute degli altri. Ultimo punto fondamentale che noi abbiamo messo in evidenza è che i bar devono avere i tavolini con una distanza di 2 metri e non di un metro, ma è 1,5 metri. Bene, ringraziamo Paola Iannolo per il collegamento da Avellino. Ora raccontiamo delle nuove proteste, in questo caso lo sciopero di Assobus nel mondo del lavoro. Continuano le proteste nella fase 2. La filiera va tutelata tutta quanta insieme. Noi ci occupiamo di turismo e insieme a loro stiamo combattendo una battaglia che sicuramente dovremo vincere innanzitutto facendo arrivare le persone a Napoli. Chiediamo finalmente lo sblocco di fondo perduto per le nostre aziende, l'ammortamento dei mezzi costa l'ira di Dio. Cioè siamo veramente sull'orlo del fallimento. E noi siamo stati abbandonati, siamo stati comunque abbandonati dal governo, non abbiamo sostegni economici, non abbiamo nulla, le nostre famiglie sono allo stremo, abbiamo bisogno di aiuti immediati perché noi comunque lavoriamo solo in determinati periodi dell'anno. Lo Stato ci ha dimenticati proprio, fanno solo promesse, 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 giornalmente, ma non vengono mantenuti. Noi non percepiamo nessun sussidio dallo Stato.
eppure noi le tasse le paghiamo, paghiamo tutto, però non abbiamo più fondi per mandare avanti le nostre famiglie. Perché siamo praticamente il settore più che ha avuto più problematiche rispetto a tutti gli altri. Noi ripartiremo non sappiamo quando, mentre gli altri purtroppo con le loro problematiche sanno quando ripartire. Noi invece no, se non abbiamo un aiuto, un sostegno e una programmazione, credo che sarà molto ma molto difficile. Fatturato scolastico azzerato, fatturato del turismo azzerato, avevamo la speranza un po' nel turismo locale, quindi il classico Padre Pio, il Napoli, il Caserta, il Pompei, anche quello è stato azzerato a causa del distanziamento sociale, con una micro speranza di riprendere qualcosina in questi mesi, ma il 90% di quello che era il lavoro ormai è andato via. Abbiamo i fatturati che sono scesi a zero, siamo completamente fermi da mesi e purtroppo, ripeto, si prevede che staremo fermi ancora tanti mesi, fino a marzo 2021. 2.000 euro, ringraziamolo dei 2.000 euro che sono arrivati, ma li bruciamo in un giorno, come costi vivi li bruciamo al giorno. Quindi abbiamo necessità che si intervenga specificamente per il settore. Rientriamo in studio, vedrete a breve in onda sia Alessandro Fallarino da Benevento che Filippo Notari da Salerno e andiamo da Alessandro Fallarino, collegamento con il Sannio. A te Alessandro. Ben ritrovato Carmine, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Allora dal Sannio cominciamo subito con il consueto bollettino fornito sia dall'ASL che dall'azienda ospedaliera San Pio, in particolare sui tamponi analizzati nella giornata di oggi. Ebbene, sono stati 80 i tamponi con nessuna positività. Tutti i tamponi sono risultati negativi, quindi il numero delle persone contagiate nel Sannio attualmente resta fermo a 21. Si tratta di pazienti, di persone in quarantena presso i propri domicili perché, come abbiamo più volte ricordato, da sabato scorso presso i reparti Covid dell'ospedale Rummo di Benevento non ci sono più pazienti. Tant'è vero che con la dimissione dell'ultimo dei pazienti ricoverato in malattie infettive, quindi una persona che non è mai stata in gravi condizioni per fortuna, dall'ospedale fate Bene Fratelli, che sarebbe l'altro nosocomio a Rione Ferrovia di Benevento, era stato invece individuato un paziente positivo, una persona che si era recata al pronto soccorso ma immediatamente bloccata, diciamo così, tra virgolette, sottoposta a tampone, prima al test rapido che aveva dato un esito positivo, esito poi confermato dal tampone. Questa persona non è stata ricoverata a Rummo come ha previsto fino ad oggi il protocollo dell'ASL di Benevento, bensì è stata ricoverata in una struttura ospedaliera nel Casertano. Questo proprio perché all'ospedale Rummo adesso in questi giorni stanno riorganizzando i reparti Covid con sanificazioni e spostamenti di macchinarie e attrezzature. Macchinarie ed attrezzature, come si ricorderà, i primi giorni di marzo erano stati montati, predisposti all'interno di alcuni reparti in maniera veloce proprio per la avvicinarsi e per le prime persone che necessitavano di ricoveri in ospedale. Dal Sannio comunque c'è attesa per l'esito di circa 7.000 tamponi che sono stati quasi tutti analizzati dall'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno e questi tamponi, i risultati di questi tamponi, ma tranne qualcuno che è già stato comunicato alle persone interessate, dovrebbero essere tutti negativi, saranno poi illustrati in una sorta di studio commissionato proprio dall'ASL di Benevento e non escluso che venerdì prossimo sia il direttore generale Gennaro Volpe dell'ASL di Benevento con il sindaco Mastella comunicano una conferenza stampa proprio per spiegare l'esito di questi tamponi. Terminata ecco la fase sanitaria del Covid-19, veniamo invece a quella che è l'economia sannita. E nelle ultime ore è stato il presidente di Confindustria Benevento, Filippo Liverini, a lanciare un monito sia ai cittadini che alle imprese. A preoccupare il presidente Liverini è la ripartenza delle industrie, in particolar modo delle industrie del settore automobilistico. Ricordiamo che a Benevento, in provincia
provincia di Benevento, ad Airola c'è una delle principali aziende italiane che costruisce componentistiche per auto, molto particolare perché costruite con materiali innovativi. E proprio il pensiero di Liverini va a questi imprenditori e la richiesta al governo di aiutare l'industria dell'automobilistica, l'industria automobilistica che è in pesante crisi a causa del netto calo di vendite che ovviamente interessa l'Italia ed ovviamente anche il Sannio. Liverini ha poi consigliato alle persone di uscire da casa, ovviamente mantenendo tutte le prescrizioni, mascherine, distanze sociali, ed effettuare acquisti nei negozi della città per far ripartire l'economia sannite. Va bene il commercio online, però bisogna acquistare anche prodotti e merce che viene realizzata nel Sannio per aiutare il commercio nostrano. E proprio in quest'ottica dell'aiuto al commercio sannita è intervenuto questa mattina anche il sindaco di Benevento. Sindaco di Benevento, in una delle prime uscite pubbliche, diciamo, al di fuori del contesto dell'emergenza sanitaria, perché si è recato presso il comando dei vigili urbani di Benevento, dove è stata consegnata una nuova auto per i vigili che tanto hanno fatto in questi mesi di lockdown, dai migliaia e migliaia di controlli, e si sono adoperati insieme alle altre forze dell'ordine perché tutto andasse per il meglio. Ebbene, il sindaco da questa sede ha rimarcato l'esigenza di aiutare i commercianti. Il comune lo sta facendo con una serie di iniziative che adesso ascolteremo dalle parole del sindaco, ed anche lui ha voluto lanciare un appello per la cosiddetta ripresa dell'economia circolare. Si produce, si costruisce nel Sannio e magari si vende nel Sannio, al di là del commercio online. Ma con l'aiuto della regia ascoltiamo le parole del sindaco e dopo in uscita, se non ci sono altre domande, io ti restituisco la linea. Sul piano delle tasse, come qualcuno segna dire, qualche consigliere eccetera, la storia del tasse, IMO eccetera, ci sono tasse che non sono nostre, sono tasse dello Stato, l'IMO, tasse dello Stato, è la regina delle tasse dello Stato, quindi dove possiamo arrivare da noi, l'abbiamo fatto, la TOSOP c'è, dove purtroppo c'è il dazio dello Stato non possiamo farci nulla, cioè non c'è consiglio comunale che tenga né possiamo espropriare la titolarità del governo nazionale che, come vedete, annuncia provvedimenti a favore, anche soldi, poi non le dà, perché non le riceve, quindi ognuno di noi è in difficoltà. E peraltro, se nessuno pagasse, è giusto che paghino quelli come me o altri, quelli che sono stati a riparo dal temporale del virus. Chi è insegnante, il ceto medio, eccetera, è giusto che paghi. Insomma, non è che devi aspettare a ottobre o settembre, sarebbe giusto come cittadini pagare regolarmente. Poveretti, quelli che invece sono stati chiusi e non hanno che pagare dal fitto, eccetera. Insomma, abbiamo dato la possibilità di smaltire tutto questo a distanza un po' di tempo, però nell'ambito di quello che è il dato che è regolato dal governo nazionale, quindi questo, anche perché se non si paga nessuna tassa, dobbiamo, ecco, siamo qua giù, i vigili non potranno più muoversi. I rifiuti, c'è qua l'amministratore delegato dell'Asia, non potranno essere più effettuati, la gente dovrà pensare in proprio. Le luci, la città dovremmo chiuderle tutte, gli autobus non camminano più. E questo tutto avviene perché ognuno paga e dà una mano allo Stato e ai comuni in questo caso per provvedere in maniera, diciamo, intrigante per la qualità di servizi a effettuare nella propria comunità. Questo vale per noi, vale per altri. Devo dire che io mi lamento delle difficoltà che abbiamo sul piano finanziario da noi, ma in coscienza quelli che hanno maggiori affanni oggi sono quelli che stanno meglio, perché hanno perso la tassa di soggiorno, parlo di Venezia, di Firenze, che quelli recuperavano decine e decine di milioni all'anno e sanavano con questi il bilancio e facevano tante altre cose. Oggi loro sono in difficoltà, noi però avendo vissuto sempre di stenti, quindi riusciamo anche a prendere un po' di pane e un minimo di companatico. E il governo di fatto vara la fase 3, vediamo dal touch le parole del Premier Conte, dal 4 maggio i dati sui contagi da coronavirus sono incoraggianti, il Premier ha parlato in conferenza stampa, lo ascoltiamo con questo contributo dalla regia. Questo significa che ci potremo spostare da regione a regione senza più autocertificazione. È una decisione che abbiamo preso in piena consapevolezza, perché i dati della curva epidemiologica ci dimostrano che il sistema di controllo che abbiamo adottato
sta funzionando. E sta funzionando anche il nostro indirizzo politico di procedere sulla base di riaperture progressive in base a un costante monitoraggio. A distanza quindi di circa un mese dal famoso 4 maggio in cui abbiamo riaperto l'intera filiera della manifattura, abbiamo riaperto i cantieri delle costruzioni, i numeri possiamo dirlo con la relativa prudenza ma anche con chiarezza sono incoraggianti. Gli ultimi monitoraggi infatti non segnalano situazioni critiche né segnalano situazioni di sovraccarico delle strutture ospedaliere su tutto il territorio nazionale. Il trend dei nuovi casi diagnosticati è in costante diminuzione in tutte le regioni, dalla Lombardia alla Sicilia. Questo naturalmente ci conforta, dimostra che la strategia adottata passo dopo passo in tutte queste settimane è stata ed è quella giusta. E ci dà fiducia anche in vista delle decisioni che saremo chiamati ad adottare nelle prossime settimane. Colgo peraltro un rinnovato entusiasmo. Ci siamo inoltrati alla stagione bella, in giro nelle nostre strade, nelle nostre piazze. C'è questa grande attenzione per questa socialità ritrovata. Giusto, giustissimo. Ci meritiamo, lo possiamo dire, il sorriso, l'allegria dopo settimane di duri sacrifici. Ma è bene ricordare sempre che se ci ritroviamo adesso in questa condizione, se siamo tra i primi paesi europei che può permettersi di riavvirare le riprese, le attività varie, economiche e sociali in condizioni di sicurezza, è perché abbiamo accettato tutti insieme di compiere dei sacrifici. Abbiamo accettato tutti insieme, responsabilmente, di modificare le nostre radicate abitudini di vita. Dico solo, facciamo attenzione. Le uniche misure oggi efficaci a cui affidiamo l'opera di contrasto della diffusione del virus sono il distanziamento fisico e l'utilizzo, ove necessario, delle mascherine di protezione. Abbandonare quindi il rispetto di queste precauzioni perché si ritiene, ad esempio, che oggi il virus sia scomparso è una grave leggerezza, completamente smentita anche dai dati dei contagi che pur in calo continuano ovviamente ad essere registrati quotidianamente. L'altra notizia importante è che oggi anche i turisti europei possono viaggiare verso l'Italia, possono visitare il nostro paese senza sottoporsi a quarantena. In particolare i ministri Di Maio, Franceschini, Speranza, Mendola stanno facendo un gran lavoro in Europa e non solo sul piano diplomatico per assicurare che il nostro paese torni immediatamente a essere la meta sicura, ambita dei turisti d'Europa e del mondo intero. E adesso più che mai dobbiamo concentrarci sul brand dell'Italia nel mondo, per promuovere l'incomparabile patrimonio artistico, naturale che possediamo. Perché in tutti questi mesi la bellezza dell'Italia, lo dobbiamo dire con forza, non è mai andata in quarantena. La fase più acuta dell'emergenza sanitaria è ormai alle spalle, ma ora dobbiamo fare i conti con l'emergenza economica, con l'emergenza sociale. In 60 giorni abbiamo stanziato una cifra enorme, 80 miliardi di euro, corrispondente pressappoco a 3 manovre di bilancio per aiutare famiglie, lavoratori, imprese. Per esempio abbiamo introdotto addirittura la cassa integrazione per aziende con un solo lavoratore. Abbiamo riconosciuto alle partite IVA, ai liberi professionisti, ai commercianti, agli artigiani, ai lavoratori dello spettacolo, anche agli stagionali del turismo, ai lavoratori agricoli, bonus sino a 2.200 euro per 3 mesi per riduzione di attività o fatturato. Non era successo mai prima nella nostra storia, ma ci rendiamo conto dei ritardi, ci rendiamo conto che ci stiamo confrontando con una legislazione, un apparato statuale
che non era affatto pronto ad effettuare erogazioni così generalizzate in così poco tempo. Di questi ritardi ho chiesto già scusa e stiamo lavorando ancora, abbiamo già fatto un nuovo decreto rilancio per rendere più celeri queste procedure, per pagare più velocemente bonus e ammortizzatori sociali. Ma queste misure sono solo l'inizio di un percorso di rilancio del nostro Paese. Dobbiamo continuare a intervenire per tanti settori che sono in grave sofferenza. Penso a alcune filiere della manifattura, penso al settore del turismo, dello spettacolo. Ne cito alcuni, ma queste sofferenze riguardano interi e ampi settori del commercio, dell'artigianato, le piccole aziende. Dobbiamo tornare a intervenire con nuove misure ancora più efficaci e questo riguarda anche il breve periodo. Però questa crisi deve essere anche l'occasione per disegnare il paese che vogliamo, per rilanciare e rinnovare l'Italia dalle fondamenta, per superare tutti quei problemi strutturali che si trascinano da tempo e che stiamo ad esempio verificando anche in questi mesi dell'emergenza. Dovrà essere un nuovo inizio e qui recupero le parole pronunciate dal Presidente Mattarella in occasione della festa della Repubblica. Abbiamo il dovere di agire con lo spirito del 2 giugno. Dobbiamo agire nel segno della condivisione, della serietà dell'impegno che caratterizzò i nostri padri, i nostri nonni che lavorarono per un paese migliore, per la rinascita del nostro paese. Abbiamo un'occasione storica. La Commissione europea, grazie anche all'aiuto dell'Italia, al sostegno dell'Italia, possiamo dirlo con forza, ha messo sul tavolo una proposta da 750 miliardi con il Recovery Fund, che renderà disponibili quindi risorse ben consistenti, in via del tutto straordinaria, soprattutto a favore dei paesi e dei settori più colpiti, tra cui l'Italia. Noi dovremo cogliere questa opportunità e saper spendere bene questi soldi. E poi lo vedete sulla... Lo spirito del 2 giugno per ripartire, per far ripartire il Paese dal giorno 3, inizia la fase 3. Le parole del Premier Giuseppe Conte, ci colleghiamo con Salerno per il dettaglio, dal capoluogo e dalla provincia, con Filippo Notari. Filippo, a te. Buonasera Carmine, buonasera ai nostri telespettatori. Dicevamo inizia la fase 3 e a Salerno c'è particolare attenzione soprattutto sui collegamenti e in particolare sui treni a lunga percorrenza. Da questa mattina la stazione ferroviaria è nuovamente presidiata, controlli per tutti i passeggeri in arrivo da fuori regione, controllo della temperatura con i termoscanner e nei casi in cui, oggi non ce ne sono stati, la temperatura dovesse essere superiore ai 37,5, scatterà il test rapido o eventualmente il tampone. Stazione ferroviaria presidiata dagli agenti della Polfer, con il supporto anche dei militari dell'esercito, quindi un piano straordinario per tenere sotto controllo la situazione, una situazione che come nel resto della regione inizia a rientrare la situazione d'emergenza e la buona notizia in tal caso arriva dal Vallo di Diano, dove tutti i casi, ricordiamo il Vallo di Diano era la zona rossa della provincia di Salerno, 5 comuni erano stati messi in quarantena, i 138 pazienti che erano stati risultati positivi sono tutti guariti. Purtroppo però c'è anche una brutta notizia legata al decesso di un 84enne di Auletta, appunto nel Vallo di Diano, una storia molto particolare. Questa anziana era risultata positiva a metà marzo, era una degli ospiti della casa di cura di Sala Consilina, era stata trasferita al Campo Long Hospital dove era guarita, era stata nuovamente quindi trasferita a Sala Consilina. Nelle scorse settimane sono tornati i sintomi del Covid, trasferita all'ospedale di Polla, è stata sottoposta a tampone e che ha dato esito positivo, trasferita all'ospedale di Scafati, purtroppo il suo cuore ha smesso di battere, quindi questo conferma la necessità
di tenere alta la guardia soprattutto in questa fase 3 per evitare cali di concentrazione e evitare che il Covid possa tornare a circolare sul nostro territorio. Purtroppo con l'inizio della fase 3 c'è da registrare anche uno spiacevole episodio, un fatto di cronaca che arriva dall'agro-nocerino sarnese, dove un 24enne si è scagliato contro i medici e infermieri del 118 che erano intervenuti presso l'abitazione del nonno che purtroppo era deceduto. Il giovane, ritenendo che l'intervento fosse stato effettuato in ritardo, si è scagliato appunto contro i sanitari, uno dei quali ha riportato lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. In seguito alla denuncia è scattata la denuncia a piede libero per questo 24enne di Sarno, che dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesione a pubblico ufficiale. Parlavamo della fase 3 che in provincia di Salerno si spera possa decollare verso la ripartenza, il caso di dire, visto che nella giornata di domani è atteso l'esito del ricorso al Consiglio di Stato presentato dalla GESAC per l'aeroporto Costa d'Amalfi per la prosecuzione dei lavori. La FILT CGL ha deciso di scendere in campo al fianco appunto della GESAC, si costituirà in giudizio. Noi abbiamo ascoltato Amedeo D'Alessio, il segretario regionale della FILT CGL Campania, ascoltiamo le sue parole, dopo il contributo la linea può tornare allo studio. Noi abbiamo deciso come FILT CGL Campania di fare un intervento ad adiuvandum, per cui saremo parte integrante del giudizio e parteciperemo domani al Consiglio di Stato per sostenere le ragioni di GESAC e quindi per sostenere lo sviluppo di una infrastruttura importantissima che, per mole di investimenti attivati, credo che sia l'investimento più importante degli ultimi 30 anni sul territorio e sulla provincia di Salerno. È un'occasione storica che noi non possiamo perdere. Parliamo di investimenti di circa 400 milioni di euro tra investimenti pubblici e privati, per cui noi continueremo a supportare le ragioni di questo progetto, attraverso il quale si creerà sicuramente nuova occupazione e si creerà anche un effetto moltiplicatore, perché attivando gli investimenti su questa infrastruttura in un periodo tra l'altro molto complicato come la crisi dovuta dal coronavirus, noi avremo sicuramente un effetto cosiddetto anticiclico. Grazie a Filippo Notari, ci colleghiamo con Ariano Irpino, le ultime con Gianni Vigoroso. Gianni, a te. Sì, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Dunque, una giornata tranquilla e distensiva qui ad Ariano Irpino, con la riapertura del mercato settimanale, un appuntamento molto atteso che è stata anche l'occasione per rivedere tanti arianesi lungo le strade appunto trafficate, chiaramente con la massima prudenza e rispettando le norme igienico-sanitarie, sia il mercato lungo Piazza Mazzini, via Guardia, via Vitale, che il mercato ortofrutticolo nella sede originale di via Calvario. Quindi c'è stata una grande affluenza di aranesi che hanno riacquistato la tranquillità dopo giorni difficili e di stop. E poi c'è stata anche la riapertura dei confini anche da questo versante con la vicina Puglia, anche se dal governatore della Puglia c'è l'obbligo di compilare comunque in ogni caso una autocertificazione. E infine nel pomeriggio il messaggio del vescovo Sergio Melillo: vi parlo da cittadino, ha detto, va accesa una luce, una collaborazione tra le istituzioni, tra persone che hanno o avranno compiti di responsabilità nel prossimo futuro nella città di Ariano. Un messaggio di speranza e un invito alla collaborazione anche quindi tra le istituzioni politiche in questa fase importante di ripresa della città. Dariano, direi che è tutto. Grazie Gianni, e siamo in conclusione. Ringrazio in regia Orlando Matarazzo e Giuseppe Andrita. Buon proseguimento sul canale 696.